La favola di Pinocchio alla notte degli Oscar, ma ad Hollywood ci sarà anche Spinazzola che ha ospitato le riprese del film di Garrone. Ne abbiamo parlato con il giornalista e scrittore Cosimo Forina. Pinocchio. Io lo sapevo che hai un cuore buono. E io ti perdono tutti i guai che hai combinato. Sii giudizioso e in futuro sarai felice. Il cinema fa sognare in tanti modi, portando sugli schermi racconti, favole, fatti, storie, emozioni, ma anche facendo muovere l'economia di interi territori, sia direttamente, nel momento in cui vengono realizzate le riprese, ma anche successivamente, quando i film fanno breccia nei cuori degli spettatori che poi vogliono vivere direttamente i luoghi dove quei film sono stati realizzati. Si chiama cineturismo, una frontiera quasi inesplorata, ma che comincia a muovere giri d'affari da capogiro. Se poi arriva anche il sigillo mondiale dell'Oscar, allora emozioni e soldi schizzano alle stelle. È quello che ci si augura possa accadere a Spinazzola, che sarà tra le protagoniste della notte degli Oscar ad Hollywood, quando il Pinocchio di Garrone si giocherà tutte le sue carte per strappare una delle agognate statuette. La notte degli Oscar, Spinazzola avrà questa gioia di condivisione, anche perché il Pinocchio è stata un'opera straordinaria, soprattutto per quanto riguarda i costumi che sono stati candidati agli Oscar, e il trucco, perché tutti abbiamo ammirato come, a differenza delle altre produzioni del Pinocchio, dove era il burattino animato, qui invece un bambino è diventato burattino. Ma Spinazzola non è solo la terra che ha partorito il Pinocchio di Garrone. Negli ultimi anni è stata il set ideale per film straordinari, dal Tolo Tolo di Checco Zalone alla Ninfa Plebea della Wertmüller, dallo Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano Deserio a quella Sporca Sacca Nera di Mauro Aragoni. Dopo la scelta di Matteo Garrone di favorire questi luoghi come luoghi della favola e cogliere questi scorci, Spinazzola sta vivendo una attenzione delle case cinematografiche, e saranno stati ad oggi girati almeno una decina di film, altri sono in produzione in questi giorni, e questo significa una riscoperta dell'entroterra murgiana, e attraverso le sue bellezze vengono trasferite sul grande schermo per scelta di registi nazionali e internazionali. Ya, non fa così. La vita può essere bella se uno si accontenta. Tutte queste produzioni cinematografiche potrebbero tradursi in presenze turistiche sul territorio. Senza ombra di dubbio, al di là dell'indotto che portano le produzioni, comparse, manovolanza e quant'altro, i luoghi del cinema, stando ai dati Istat del 2015, indicano che uno spettatore su tre va sui luoghi dove i film sono stati girati, e i dati, i numeri sono straordinari: 33 milioni di visitatori dopo che a Matera è stato girato il film di Gibson, 80.000, dalle 80.000 alle 200.000 visitatori annuali, in crescita del 12%, dove è stato girato il Don Matteo, ma anche il Giù a Sicali, il commissario Montalbano. E quello che è importante, considerato la identificazione del territorio, iniziare a dare luce a questi itinerari di storia e della bellezza della settima arte, che è quella cinematografica. E allora, il 25 aprile, la Puglia tratterrà il fiato per sognare con la favola di Pinocchio e quella di Spinazzola. Pinocchio. Babbo.